Ciao ragazzi, oggi un paio di orette dopo lavoro per provare un po' spinning in fiume. Dato che nei giorni scorsi c'è stata una bella piena, oggi il fiume si sta scaricando e quindi ho deciso di provare a pescare qualche trota per vedere se è arrivata giù qualcosa dalla montagna. E pensavo di trovare il fiume più pulito, in realtà è ancora abbastanza sporco, quindi questo non è un bene, però ci proviamo lo stesso, ormai siamo qua. Come vedete l'acqua è ancora abbastanza alta, il livello qua. In genere questi prisma sono sotto, quindi è alta 1,5 m in più del solito. E ieri l'acqua era qua dove sto camminando adesso. Ora vediamo se riusciamo a fare qualche lancio. Per iniziare utilizzerò il bullet jerk di Berkley. Tra l'altro l'altra volta mi si è fatto su nel guadino e per tirare ho spaccato l'ancoretta, ha stortato anche l'amo, quindi quello davanti non serve un cazzo sostanzialmente. Però non ho l'ancoretta di ricambio, quindi lo useremo così. Qui mi sa che è ancora troppo sporca, non mi ispira molto. Adesso provo a spostarmi, provo ad andare più a monte nel fiume, dove in teoria dovrebbe essere un po' più pulito, perché a questa altezza dove sono adesso ci sono diversi scarichi che entrano appunto nel fiume sporcandolo, per cui provo ad andare un po' più su e in teoria lì dovrebbe essere più pulita e vediamo se la cosa cambia. Come vedete è cambiato totalmente il fiume, qua è trasparente. Guardate, è completamente limpida. Ora ho colto l'occasione dell'acqua limpida per cambiare anche esca, è la stessa di prima, solo un'altra colorazione iridea e almeno questa ha tutte le ancorette. Spot fighissimo, l'acqua è più alta del solito, me ne sono accorto vedendo il livello su alcune rocce sott'acqua, però purtroppo niente, non ha mangiato nulla, per cui adesso è quasi buio, ne rimane poco tempo prima del tramonto e per cui penso che andrò ancora in un posto a tentare la sorte e vediamo, speriamo di prenderlo nell'ultimo spot. Spot, tentiamo il tutto per tutto qua. Questo dovrebbe essere anche un gran posto per i barbi. Che piega, cavede.
Madonna che tega. Aspettavo una trota. Proprio quello che volevo evitare, cazzo. Che si fa su tutto la corretta nel guadino. Madonna. Cattura inaspettata. Quando si cercano le trote arrivano i cavedani. Esca killer. Ha funzionato. Non male, bel cavedano, bello panzuto. Ragazzi, la pescata non è andata alla fine poi così male, il cappotto l'abbiamo evitato. Adesso pulizia mani con una salviettina perché il cavedano puzza da far schifo e se no mi lascio l'odore di pesce marcio sul volante per 2 settimane. E niente, questa pescata è finita qua, ci rivedremo tra qualche giorno per una nuova spinnata. 3 days later. Dopo alcuni giorni anche il livello del Po si stava abbassando. Così decido di spostarmi su questo fiume per tentare di catturare qualche bell'aspio. Ce l'ho! Mica bello questo, eh! Ragazzi, guardate che aspio inaspettato. Non c'era una cacciata e poi mangiata secca. Bello grosso. Ragazzi, guardate. Misurato. 70, precisi. Eccolo. In tutta la sua maestosità. Questo è grosso. E poi... forse è grosso come quelli della scorsa settimana, presi di sera, solo che ora c'è luce e rende di più. Bel pesce.
l'esca vincente è lo Six Shad di Berkeley, 70 cm, classico lipless spalettato, ottimo da cercare. Primo spot, non male, pesce uscito, adesso sta tramontando il sole, quindi ci rimane poco tempo di luce. Proviamo ad andare nell'ultimo spot, che è lo stesso dello scorso video, e nulla, vediamo un po' se riusciremo a prenderne altri. Nelle scorse pescate all'imbrunire in questo spot c'erano diverse cacciate, ma oggi purtroppo non abbiamo vista neanche una. Probabilmente l'acqua alta ha cambiato qualche condizione nel fiume, per cui abbiamo deciso di tornare. Spero che questo video vi sia piaciuto, come al solito vi chiedo di lasciare mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, se volete seguirmi sui miei social ve li lascio in descrizione e noi ci vediamo al prossimo video.